Ok, allora, Marco Bruno, utente doc di Forum Astronautico, un'altra delle nostre Ormai novità di storico, quest'anno, 7-8 anni già. sì, storico e doc, di Forum Astronautico, un'altra delle iniziative per stimolare la qualità della discussione è stata creare un livello di utenti nuovo, una sorta di ambassador, cioè ambasciatori della mentalità, del tipo di utenza, del tipo di interazione che ci piacerebbe vedere. Nascere e crescere in Forum Astronautico. Allora Marco è stato mio piacere includere Marco tra di loro perché quando penso a qualcuno che dà un contributo spontaneo, generoso e positivo, una delle persone a cui il pensiero corre è proprio Marco. Quindi Sono imbarazzato, imbarazzato, vero? imbarazzante, imbarazzante. Allora, ringrazio l'imbarazzante Marco Zambianchi per aver avuto l'onore e l'onere di aprire le danze di quest'Astronautico. Quindi risparmio i ringraziamenti al direttivo e a Deep Space, che è sempre un piacere, già credo sia la terza volta che vengo. Quest'anno ho pensato di presentare qualcosa sulle missioni Voyager. È una conferenza non banale, lo vedrete. Il problema del preparare una conferenza sulle missioni Voyager, che penso che tutti in sala ne abbiate sentito almeno parlare, è impossibile il contrario, credo, e l'enormità del materiale disponibile, ce n'è tantissimo, e quindi raccontare 40 anni di missione in un'ora è stato veramente difficile. Allora, questo è il logo originale delle Voyager, quello che la NASA ha chiamato The Grand Planetary Tour, il grande giro planetario. Come sono nate le missioni Voyager? Questa è una immagine pittorica di una delle Voyager, quello è uno dei motti della missione: porteremo la pace fra gli astri. Siamo a metà anni 60, la NASA è concentrata sulle missioni verso il Sistema Solare, in particolare Mercurio, Venere, e Marte, soprattutto Marte con diverse Mariners e poi le mitiche due Viking. Perché il Sistema Solare interno? Perché è più facilmente raggiungibile che non il Sistema esterno, specialmente se ci si limita a fare dei flyby, come per Mercurio e anche per Venere. Poi Venere rimase per molti anni appannaggio essenzialmente dei sovietici, e la NASA si dedicò specialmente a Marte. Quindi esisteva già una tecnologia per poter mandare delle sonde nello spazio profondo e sonde relativamente complesse come le Viking. Nel 71 affiorò un'idea, in particolare proposta da quello che allora era un ricercatore, era un postdoc al JPL, che si chiama Gary Flandro, oggi è docente di astrofisica, non so più in quale università. L'idea fu questa: ogni circa 175 anni esiste un cosiddetto allineamento planetario, ovvero esiste una configurazione di pianeti che permette di raggiungere il sistema solare esterno senza un eccessivo dispendio di energia. Quindi si poteva visitare Giove, Saturno, Urano e Nettuno con una missione con ridotto consumo di carburante. Flandro propose questa idea ai vertici NASA, ci volle un bel po' per farla passare, riuscì comunque a raggiungere le persone interessate e quindi venne proposta la missione iniziale, il cosiddetto Grand Tour. La proposta iniziale era fatta di quattro sonde, due per Giove, Saturno e Plutone e altre due per Giove, Urano e Nettuno, perché quattro, evidentemente per sicurezza e per backup, perché la probabilità di guasti irreparabili era elevata e quindi si studiò la missione con quattro sonde. Il costo stimato era $1 miliardo del 71, non esattamente peanuts. Venne cancellato per mancanza di fondi così elevati. Si salvò una missione che si chiamò Mariner Jupiter Saturn MJS, per cui la missione ufficiale NASA fu la MJS 77, da cui approvata nel 1972, quindi poi soltanto un anno e qualcosa dopo la proposta iniziale di Flandro. Con obiettivi il sistema di Giove, il sistema di Saturno, con particolare riguardo a Titano, e la missione, con una missione di 4 anni con possibile estensione. Questi obiettivi erano straordinariamente lungimiranti e vedremo perché.
Questo è il logo originale della MJS 77, questa è una fibbia da cintura stile texano ritrovata negli archivi NASA. Però vedete che c'è già tutto, perché c'è il sistema solare interno, c'è il sistema di Giove, c'è la sonda che parte dalla Terra, che passa attorno a Saturno, questa è essenzialmente la Pioneer. Scusate, la Voyager. A questo punto, come sono fatte le Voyager 1 e 2? Sono essenzialmente fatte sullo stesso bus, sulla stessa struttura di satellite, di sonda, delle Mariner, ovvero c'è un tamburo, che in questo caso è a 10 lati, che contiene tutta l'avionica, l'elettronica degli esperimenti, l'elettronica di bordo, il controllo della sonda e via così, i sistemi di comunicazione, eccetera. Al centro c'è un serbatoio di combustibile per i razzi di assetto. Parlando di razzi, queste quattro piedi sono l'attacco dello stadio di apogeo, dello stadio di spinta finale. Ci sono una grande antenna, 3,70 m, la più grande lanciata fino a quel momento, per supportare le comunicazioni dello spazio profondo. Una cosetta bellissima che è il boom del magnetometro. Il boom del magnetometro è un traliccio estensibile che parte da un contenitore grosso circa 60-70 cm, diametro 25, e si estende per 17 metri quando viene aperto. Quindi un bel sistema a molla. E un generatore di energia a raggi isotopi per fornire l'energia alla sonda, e su questo ritorneremo. Poi c'è un'antenna a basso guadagno, questa in realtà c'è un errore, questa non è l'antenna a basso guadagno, questi sono i baffi dell'antenna di misura delle emissioni del plasma, un sensore di raggi cosmici, l'antenna a basso guadagno è dall'altra parte concentrica all'antenna ad alto guadagno, e una piattaforma chiamata SCAN Platform che supporta le telecamere di ripresa. Questa è la stessa immagine ripresa dal manuale delle Voyager. Esiste una bella documentazione che è The Voyager Primer, che racconta, per chi entra nella missione successivamente al lancio, la struttura delle sonde e la struttura della missione, con un sacco di dettagli interessanti. Altra vista più o meno pittorica delle sonde. Lo spacecraft pesava 2 tonnellate e qualcosa al lancio, di cui circa 1040 kg di propellente, che è ovviamente idrazina. No, scusate, propellente solido per lo stadio di iniezione in orbita. Il vettore era un Titan 4, mi pare, supplementato con uno stadio di injection che permetteva di oltrepassare l'orbita terrestre e lanciare le sonde verso lo spazio profondo. Questo era uno stadio solido, tra l'altro uno stadio solido violento, 7G di accelerazione, una manciata di secondi ma una botta incredibile alla sonda. Il probe pesava 825 kg, di cui 117 di carico scientifico e 104 di idrazina, eccolo qua per i razzetti di manovra. Tre computers, e qui parliamo un po' di paleoinformatica, i tre calcolatori di bordo sono ognuno raddoppiato, quindi sono in realtà sei calcolatori di bordo. Il CCS, il Computer Command System, aveva ben 4 kilobyte di memoria, con ciclo macchina di 1,37 microsecondi, ovvero cloccava a 700 kHz, non 700 mega, neanche 700 giga, 700 kHz, e la memoria di 4K, allora per darvi un'idea, se vi mettete davanti al PC e digitate un testo, in un'ora producete 4 kilobyte di informazione. Ecco. Sapete benissimo che con 4K non ci sta neanche una fotografia sgranata o altro, però la memoria disponibile a bordo è 4096 byte. L'FDS, il Flight Data Subsystem, è quello che elabora i dati di volo, raccoglie i dati dagli strumenti e li formatta per la trasmissione verso terra. L'AICS, Attitude and Articulation Control System, è quello che controlla l'assetto della sonda, l'attitude, e la gestione della SCAN Platform, quella che supporta le camere di ripresa. Uno dei fatti nuovi di questa missione fu che tutti questi calcolatori hanno le memorie modificabili da terra, mentre tutte le missioni precedenti avevano il programma scritto in memoria non cancellabile, non alterabile.
mentre questi hanno una memoria in tecnica CMOS e potevano essere riprogrammati. In particolare, nella memoria del CCS c'è una parte fissa che costituisce, diciamo così, il sistema operativo della sonda, 2K, e una parte riscrivibile che costituisce la gestione delle informazioni tempo reale della missione, altri 2K. Molti sistemi sono ridondanti ed è servita questa ridondanza, vedremo poi. In particolare le radio sono due, il controllo d'assetto è raddoppiato, i thruster sono due set completi di thruster ridondati, lo stesso generatore radioisotopi sono tre RTG e due potevano bastare per arrivare almeno fino a Giove e via di questo passo. Quindi c'è comunque uno studio sulla ridondanza, le uniche cose non ridondate sono gli strumenti scientifici. Ad esempio, questa è una fotografia, non si trova pochissimo in giro, ho cercato come un matto immagini e tutto, ma c'è veramente poco. Questa è una immagine del Flight Data System di Mars Jupiter Saturn 77. È uno schedone in tecnica CMOS, sono integrati ceramici, quelli che si usano nel campo militare, nella miglior tecnologia disponibile negli anni 70 per fare questo. In queste sonde non ci sono microprocessori, trovate notizie discordanti in rete, ma in realtà i primi microprocessori, che erano dei Cosmac CDP1802 dell'RCA, vennero imbarcati in Galileo nelle missioni successive, un paio di anni dopo. In questa no, è tutto in logica cablata. Addirittura mi pare che le lunghezze di parola dei tre processori sono diverse, uno è a 14 bit, uno è a 18 e uno a 17. Perché veniva bene così? E dato che non si è legati alla struttura di un microprocessore, si può pensare di fare lunghezze di parola arbitrarie. E così fu fatto. Questo è lo schema delle connessioni tra i processori. C'è un alimentatore che commuta la tensione di bordo, tipicamente 24 volt, per alimentare le varie unità interne. Questo alimentatore lavora a 2400 Hz e quel 2,4 kHz si ritrova in tutti gli strumenti come rumore di fondo ed è anche un segnale di calibrazione. Ci deve essere un fondo a 2,4 kHz che è l'alimentatore switching interno. Tutti i processori sono linkati in modo multiplo, di modo che la failure di un processore permette comunque alla sonda di utilizzare il B e scambiare i dati verso gli altri. Tanto per dare un'idea, molti di voi hanno in tasca un processore della stessa potenza delle Voyager e avrete pensato al telefonino. Il telefonino ha più potenza dei mainframe che erano usati a terra per calcolare le orbite della missione. Il calcolatore che avete in tasca, che ha una potenza di calcolo paragonabile, è l'apriporta della macchina, il telecomando. Il telecomando ha una CPU che gira attorno al megahertz e ha una memoria paragonabile con le Voyager. Questo dovrebbe dare un'idea, no, di come è evoluta l'informatica. Controllo di assetto, parte criticissima, le Voyager non avevano ruote di reazione, quindi come è fatto il controllo di assetto? Dato che voglio fare fotografie devo avere una sonda stabilizzata su tre assi e sarà meglio che sia stabilizzata bene perché devo anche mantenere il puntamento dell'antenna ad alto guadagno verso terra, che ha una larghezza di lobo di una ventina di primi d'arco, per cui bisogna essere stretti. Allora, la sonda è stabilizzata su tre assi, il puntamento viene fatto con diversi sistemi, c'è un solar tracker che è coassiale con l'antenna principale, c'è un buco nell'antenna principale, in questo buco c'è un solar tracker con un campo di vista sufficientemente ampio. Il solar tracker serve a centrare la Terra e nella memoria, in quei 4K della sonda, ci sono le posizioni relative di Terra e Sole, in modo che la sonda, conoscendo il proprio assetto rispetto alle stelle, conoscendo dove trova il Sole, calcola dove nel campo si trova la Terra e quel campo mette al centro del campo di vista del solar tracker. Poi ci sono due star tracker ridondati che inseguivano, pare, Canopo o Canopo, ma non ho mai capito dove vada l'accento, deve essere Canopo, ma I'm not so sure. I Star Tracker, per sicurezza, siccome si aveva dei dubbi sul funzionamento, fanno una misura fotometrica, ovvero misurano la luminosità della stella trovata nel campo, dopodiché questa misura viene inviata a terra e viene confermata da terra per accettazione. Quindi hanno un grado di autonomia limitato gli Star Tracker.
L'elettronica è tutta Rad Hard. Vi ricordate 2 anni fa che abbiamo parlato di elettronica robustita per le radiazioni? Allora, il livello di radiazione all'incontro con Giove supera di circa 1000 volte la dose letale per un uomo, 100 rad, ecco, si arriva a decine di migliaia di rad, e questo frigge anche le elettroniche. C'è da dire che l'elettronica, aperte virgolette, di una volta era più resistente di quella moderna, perché avendo celle, porte, dimensione dei componenti più elevata, il singolo raggio cosmico che impatta produce meno danni che non quelli che può fare su un'elettronica moderna. Comunque anche qui si utilizzò la stessa elettronica che era già sviluppata per altre missioni spaziali e per l'uso nei reattori nucleari, che è robustita per le radiazioni. Il software merita più di una menzione, perché qui venne usato per la prima volta un software con un elevato grado di autonomia. Giocando sul fatto che l'elettronica, o meglio, che la memoria dei processori era riscrivibile almeno in parte, il software venne dotato di tutta una serie di routine di autodecisione, per cui in casi non previsti il software poteva eseguire tutta una serie di failure recovery. Le sonde precedenti andavano semplicemente in safe mode e aspettavano con l'antenna a basso guadagno accesa. La Voyager no, può fare tutta una serie di operazioni di fail recovery. Queste operazioni di fail recovery hanno salvato le missioni più volte. Ad esempio, non mi ricordo più se la 1 o la 2, subito dopo il lancio, forse la 1, perse l'assetto per una improvvisa anomalia del vettore, e a terra si pensò di lanciare un comando di reset. Invece i softwareisti dicero no, non toccare nulla, perché ci pensa il software a fare il recovery, e così fu. Vi racconto poi ancora dopo un po' di cose di software. Comunque è tutto scritto in assembler, non c'è posto in 4K di memoria per fare linguaggi ad alto livello, quindi bit per bit letteralmente. Torniamo al controllo di assetto. Il controllo di assetto è fatto con 12 più 4 thruster a idrazina. Sono due set ridondanti di 6 thruster più altri 4. Ogni thruster ha una spinta di 90 grammi soltanto ed è altamente modulabile come tempo di spinta, in modo da poter dare delle micro spinte. Questo perché? Perché se io non ho ruote di reazione, la mia sonda non è mai ferma. Io devo mantenere un assetto nello spazio, ma qualunque comando io dia, questa comincia a ruotare. E poi dopo un po' dovrò dare un colpetto per farla ruotare nell'altro senso. Quindi la sonda in realtà pendola continuamente su posizione di equilibrio, perché non è mai possibile dare la spinta esatta per fermarla. La posizione ferma non esiste. Con una ruota di assetto io posso modulare la velocità della ruota e richiamare una posizione e mantenerla approssimativamente stabile. Con un controllo di assetto di tipo on-off come questo non avrò mai una posizione di equilibrio. Chi ha fatto un po' di controllistica penso che mi capisca. Perché si rompono, non erano ritenute affidabili, pesano, si rompono e consumano energia, e richiedono comunque la presenza dei thruster. A questo punto metto solo i thruster. E sui thruster sono state fatte delle cose incredibili, soprattutto poi durante l'incontro con Urano e Nettuno, ne parleremo dopo. Energia. Avete visto ieri sera la presentazione di Laura, dove c'erano i pannelli solari di Rosetta, che sono dei pannelli solari enormi, perché alla distanza di Giove, che era la massima distanza raggiungibile da Rosetta durante la sua orbita, l'energia solare è soltanto circa 1/16 di quella che abbiamo a Terra. Oltre, il Sole non c'è più, o comunque è troppo debole, quindi non è pensabile mandare una sonda nello spazio profondo oltre Giove con alimentazione a pannelli solari. Quindi bisognava inventare qualcos'altro. Il qualcos'altro era già stato inventato, si chiamano RTG, ovvero generatori termoelettrici a isotopi. Sono dei generatori radioattivi, ma non reattori nucleari. E la potenza elettrica disponibile durante la missione era di circa 400 watt, generati da 4,5 kg di plutonio 238. Questo è l'RTG, questo è l'RTG delle Voyager. Internamente, come è fatto? È una struttura molto semplice. Il plutonio 238 è un elemento radioattivo sintetico, viene prodotto nei reattori nucleari, che decade in circa 80 anni.
decade emettendo pochissima radiazione beta e gamma, ma tantissima radiazione alfa, ovvero nuclei di elio. L'alfa viene facilmente fermato da qualsiasi metallo, quindi è molto facile schermare la radiazione del plutonio-238, che diventa essenzialmente una emissione termica appena queste particelle alfa si scontrano contro un qualunque materiale. Quindi il plutonio, che è chiuso dentro queste sferette, questo è il fuel, vedete, sono sfere larghe qualche 15 centimetri, cose del genere, scalda la sfera, scalda questo cilindro di contenimento. All'esterno del cilindro di contenimento ci sono delle termocoppie, e queste termocoppie sono poi collegate a delle alette, e lo scambio termico tra interno e esterno produce un gradiente. Da questo gradiente la termocoppia genera energia elettrica. Funziona in modo continuativo e richiede un paio di cosette interessanti. Tanto per cominciare, l'interno è a 1273 Kelvin e l'esterno è a 300 centigradi, sta roba è calda. Vengono erogati 7,2 kW termici, che diventano 470 watt elettrici a inizio missione. Questo vuol anche dire che l'energia generata deve essere continuamente dissipata. L'energia in più non usata dall'elettronica viene dissipata. Infatti il sistema elettrico delle Voyager ha un alimentatore shunt che scalda delle resistenze in modo da assorbire continuamente energia dall'RTG. Se non assorbo energia dall'RTG, surriscaldo l'RTG, che non può più dissipare questa parte di energia elettrica, diventa termica e si scalda. Il grado di pericolosità degli RTG è basso. Questa è una ragazza della General Dynamics, questo è l'RTG di Galileo, e comunque vedete che, nonostante, qui mi sono studiato l'immagine, la fanciulla ha almeno 3 dosimetri al collo di 3 tipi diversi. Quindi gli hanno detto vai a fare la foto, ma a parte il Geiger ha 3 dosimetri, una scheda e 2 penna. E quindi evidentemente qualche precauzione veniva presa, però era lì disinvoltamente a controllare che non ci fossero emissioni strane, perdite da parte degli RTG delle Galileo. Poi dobbiamo parlare con Terra in qualche maniera, e questo di nuovo non è banale. Le Voyager hanno trasmettitori sia in banda S 2,2 giga che in banda X 8,4 giga. I ricevitori però sono solo in banda S, in modo da avere meno complicazioni del sistema radio in banda X. L'antenna principale, come vi dicevo prima, è quasi 3,70 m, e questo ha richiesto un fairing particolarmente grande sul vettore. Credo che fosse stata l'antenna più grande lanciata fino a quel momento dalla NASA. La potenza trasmessa è ridicola, è 18 watt, una lampadina a basso consumo, e la parte radio ha usi molteplici, come in tutte queste missioni, non soltanto trasmissione dati, ma anche e soprattutto ranging, misura di distanza della sonda, e radio science, ovvero il tipo di segnale emesso è fatto in modo tale che ci sia sempre una portante al centro della banda utilizzata, con delle bande laterali che contengono la modulazione. La presenza di questa portante fa sì che io possa misurare continuamente il livello della portante e usarlo per studi di occultazione, ovvero quando vado a passare dietro un corpo celeste posso vedere il profilo di occultazione radio del corpo e da questo determinare, ad esempio, la composizione degli anelli di Saturno. Questo è lo schema della parte radio, che non andrò a dettagliare, ma quello che è interessante sono le parti gialle. Le parti gialle sono i guasti avuti dalla Voyager durante la missione. In particolare, l'antenna LGA non venne poi più usata dopo l'incontro con Giove, perché non ha potenza sufficiente. Su una delle Voyager, mi pare la 1, è morto il trasmettitore numero 1, funziona bene per fortuna il numero 2. L'oscillatore ad alta stabilità, uso vuol dire ultra stable oscillator, è un quarzo termostatato particolarmente fine, è morto nella Voyager 1 nel 92. I due ricevitori della Voyager 2 sono tutti e due difettosi, e questa è un'altra bella storia.
Il ricevitore 1 è andato fuori servizio praticamente al lancio, nel 478, quindi un anno dopo il lancio, il ricevitore 1 caput. Il ricevitore 2 muore pochi mesi dopo, ma muore in un modo per fortuna recuperabile, ovvero si è rotto un condensatore all'interno del loop di tracking della sottoportante di telemetria. Detto in termini semplici, il ricevitore di bordo va a cercarsi il segnale della stazione di terra entro un certo ambito di frequenze e fa un aggancio automatico su questo ambito di frequenze. Con la rottura di quel componente, questo sistema di ricerca non funzionava più, quindi il ricevitore rimaneva su una certa frequenza e non poteva più cercare automaticamente il segnale in arrivo da terra. Cosa è stato fatto? Si è capito il guasto, si è simulato a terra la medesima cosa, si è simulato quale componente guastandosi così avrebbe potuto causare quel guasto e poi si è fatto un modello matematico che, prendendo nota della temperatura della base di montaggio del ricevitore, della base plate, che viene trasmessa in telemetria a terra, calcola a che frequenza con quella temperatura il ricevitore avrebbe ricevuto e da terra viene regolata la frequenza dei trasmettitori in modo da compensare esattamente due punti: il Doppler della Terra che sta ruotando, il Doppler della Terra nella sua orbita, il Doppler della voglia che si sta allontanando, e centrare il buco in cui il ricevitore può ricevere comandi. Continua a funzionare da 38 anni. Come vedete, come vi dicevo prima, la parte di alta potenza dell'antenna ad alto guadagno è collegata soltanto ai trasmettitori in banda X, quindi i telecomandi arrivano in banda S, la trasmissione a terra in banda X. Ci sono N gerarchie di oscillatori, quindi in realtà non è indispensabile, è una facilitazione avere un uso a bordo, però comunque l'uso disciplinava un altro quarzo, questo altro quarzo continua a funzionare, per fortuna. Poi sono partiti i magnetometri, sono partite mille altre cose. C'è un'altra cosetta che può essere interessante, che è questa: nel 1972, alla concezione della missione, il CCD, il dispositivo a scorrimento di carica, non è stato ancora inventato. Quindi come sono fatte le telecamere? Le telecamere sono fatte con telecamere analogiche, con dei Vidicon, che è il tubo di ripresa televisivo classico degli anni 70. Tutte le telecamerine di sorveglianza di quegli anni avevano un Vidicon. Il segnale del Vidicon viene preso da una scheda elettronica, convertito da analogico in digitale, in 800x800 punti e trasmesso a terra. Non c'è altro modo. Un'altra delle cose significative della missione Voyager, accennata ieri sera, credo anche da Laura, è il famoso Golden Record. Cos'è il Golden Record? Il Golden Record è stato il secondo tentativo, il primo era stato con le Pioneer, di inviare verso lo spazio profondo qualche informazione sulla civiltà terrestre. È un disco di alluminio placcato in oro, essenzialmente un long plane, sulla cui copertina sono iscritte le informazioni per essere letto, quindi c'è la visione in proiezione americana, la visione in pianta e in prospetto del disco con la testina di lettura, il formato video usato, ovvero se riesci a decodificarlo vedi un segnale video fatto in questo modo nel tempo, questo è l'andamento delle linee di scansione del video, la scansione è verticale e se riesci a farlo funzionare la prima immagine che vedi è un cerchio di calibrazione. Ci sono ovviamente molte assunzioni su questo, no? Molte assunzioni, però dobbiamo pur farne qualcheduna e quindi è arbitrario, facciamo delle assunzioni, immaginiamo che chi un giorno trova quel disco abbia una tecnologia equivalente alla nostra degli anni 70, non c'è tanti altri modi. Poi c'è una serie di informazioni in binario relative alla velocità di riproduzione e di nuovo in binario la distanza del sistema solare da alcune pulsar con il tempo di ripetizione delle pulsar. Questa è la struttura dell'atomo di idrogeno con gli spin paralleli, e in più qui da qualche parte, non so dove perché non ho trovato l'informazione, c'è un'area che è stata elettroplaccata in uranio 238. Quindi c'è una zona di uranio 238 ultra puro depositata lì sopra.
L'uranio 238 ha un periodo di dimezzamento di 4, rotti miliardi di anni. Quindi, se io andassi a fare una spettrografia di quella zona di uranio e andassi a vedere il rapporto fra uranio e piombo, che è l'ultimo elemento della catena di decadimento dell'uranio, potrei datare la sonda. Chi fece questo lavoro? Essenzialmente il lavoro del Voyager Disk venne coordinato da Carl Sagan e da Frank Drake. Frank Drake è quello dell'equazione di Drake. Carl Sagan l'avete conosciuto sicuramente tutti, è stato uno straordinario divulgatore e come tale osteggiato dalla comunità scientifica che non vedeva di buon occhio il lavoro di divulgazione fino agli anni 90 in pratica. Cosa contiene il disco? Contiene voci da tutto il mondo per descrivere la varietà delle civiltà terrestri, contiene informazioni su fisica, matematica, astronomia e localizzazione del sistema solare, contiene 116 immagini che vanno dagli animali alle navi, alle locomotive e descrizione delle fisiologie dei vertebrati. Perché questo? Perché gli omini nudi del disco delle Pioneer erano stati fortemente criticati. Allora, anziché mettere di nuovo due fotografie di esseri umani, un uomo e una donna con un braccio alzato a salutare, venne inclusa nel disco una descrizione della fisiologia dei vertebrati, ma non più le immagini di noi come mamma ci ha fatti. Ecco il Golden Record, appena prima di essere montato. Avevo trovato anche i nomi delle due persone, tra l'altro sono due italoamericani. Così, en passant. Questo è il momento in cui viene installato a bordo, sul corpo della Voyager 1 questa. E questa è la spiegazione che vi ho detto prima del perché e del per come, però ve lo cercate sul sito delle Voyager, se volete i dettagli ve ne andate a cercare, spiega abbastanza in dettaglio tutte le informazioni. E questa era la sala controllo delle Voyager al tempo del lancio. Anche qui, se volete fare un po' di retro e un po' di paleoinformatica, ci sono sei stampanti a carta. I videi ovviamente sono questi. Vedete AACS, controllo di assetto, Power, Radio Science, e questo è il controllo di missione. È un bel salto all'indietro. A me è capitato negli anni 80 di girare per centri di calcolo e locali simili, è veramente un bel tuffo. Bene, ora di partire, rotta verso le stelle. Questa è la nebulosa Pellicano nel Cigno, fotografia del sottoscritto. Tanto per tirarsela un po'. E l'ho fatta quest'estate, mi piacevano, dico, beh, mettiamo un po' di stelle, va. Allora, 20 agosto 1977. Lancio di Voyager 2, il 5 settembre segue Voyager 1, il vettore è un Titan terzo E, dove la E sta per Extended perché c'è questo stadio di apogeo che è quello che dà il kick finale e c'è questo fairing di 4 metri per poter contenere l'antenna delle Voyager che era in pezzo unico, non era ripiegabile. L'antenna ripiegabile fu poi quella di Magellan che non si dispiegò. Le prime immagini di calibrazione inviate, il 5 settembre, subito dopo il lancio, Voyager 1 manda la prima foto fatta dallo spazio della Terra e della Luna, viste da una posizione alta sopra il sistema. Vedete che il Sole è qui sulla destra e ci stiamo allontanando in questa direzione ortogonale al Sole. Quale fu l'orbita delle Voyager? Allora, questa è l'orbita delle Voyager. La 1 venne lanciata dopo la 2, ma in realtà è la più veloce. La 2 partì un pochettino prima, ma in realtà è la più lenta. Tutte e due utilizzarono un flyby di Giove e poi un flyby di Saturno per accelerare. Però la 2 venne sacrificata a Saturno per poter rallentare, per acquisire meno energia, meno momento, ma poter visitare Urano e poi Nettuno. Nel senso che si decise che, dato che Voyager 1 stava viaggiando bene verso l'esterno del sistema, Voyager 2 poteva fare una missione differente. E venne studiata differentemente.
Anche perché, come dicevo prima, l'obiettivo della missione era Giove e poi Saturno, e poi vediamo. E vedremo dopo come è stato deciso il prosieguo della missione. Due parole per spiegare il concetto di fionda gravitazionale. Io non ho fatto dinamica orbitale e ho dovuto cercare di capire un momentino cosa vuol dire fionda gravitazionale, cosa vuol dire fare un flyby e perché un flyby aumenta o diminuisce la velocità di un mezzo spaziale. E in realtà molto semplice. Allora, voi siete qui, state viaggiando verso un pianeta. Il pianeta arriva in questo senso, da destra verso sinistra, si muove in questo modo. Allora, se io mi tuffo esattamente verso il pianeta in modo da passarlo appena alle spalle, che cosa ne ho? Ne ho che il campo gravitazionale, supponiamo di Giove, mi attrae e la mia sonda accelera verso Giove. Ma quando arrivo a Giove e gli passo di fianco, Giove sta scappando. E quindi quando mi allontanerò da Giove avrò un campo gravitazionale meno intenso, perché Giove è già qui, di quello che avevo all'arrivo quando Giove era qui. Quindi se faccio questo gioco accelero, acquisisco velocità ed energia a spese dell'energia cinetica di Giove, che è talmente grande che non se ne accorge neanche. La stessa cosa se voglio perdere velocità. Se voglio perdere velocità faccio il contrario, vado a puntare di fronte al pianeta, quindi cadrò nel sistema del pianeta con un certo gradiente, una certa velocità. Il pianeta sarà qui in questo momento, quindi io ho un campo gravitazionale più piccolo. Quando gli passo vicino e poi mi allontano, sono nel massimo di intensità del campo e quindi vengo rallentato dal pianeta. È tutto qui. È tutto qui. Anche perché tante volte si parla di fionda gravitazionale, di gravity assist e via così, però secondo me è anche importante farsi un'idea molto, molto pratica, molto semplice di come funziona la cosa, no? Perché poi alla fine è tutto qui. Il gioco è di tuffarsi a monte o a valle dell'orbita di un pianeta per sfruttare i campi gravitazionali durante l'avvicinamento e durante l'allontanamento in modo diverso. Siamo a 5 unità astronomiche da Terra, siamo su Giove. L'unità astronomica è la distanza media fra Terra e Sole, è di circa 150 milioni di chilometri. D'ora in poi darò le distanze in UA. Obiettivo primario del flyby di Giove, Giove e le sue lune. Inizio delle riprese gennaio 79, massimo avvicinamento di quello di Voyager 2 il 7 luglio del 79, in totale 33.000 immagini di Giove e dei 5 principali satelliti. Questo è il diagramma dell'avvicinamento su Giove. Ci sono molte cose interessanti da studiare. Questa è di Voyager 1, Voyager 2 fece una cosa altamente simile. Allora, queste sono le ore trascorse prima e dopo il flyby, quindi andiamo da meno 40 a più 40 ore. Come vedete, la sonda passa leggermente sotto, questo è equatoriale e in vista di taglio, no? La sonda passa leggermente sotto il sistema gioviano. E questo lo fa soprattutto per evitare le fasce di radiazione più intense di Giove. Cerca di spostarsi un pochettino sotto. In pianta fa questo lavoro. Arriva in questo modo, fa il flyby di Giove, fa l'occultazione di Giove. Qua ci sono due occultazioni. C'è l'occultazione solare, in cui la sonda va in ombra, e l'occultazione terrestre, siccome la Terra, vedete che il Sole è qui, ma la Terra è lì, quindi questa tratteggiata è l'occultazione terrestre. È il momento in cui il sistema di Radio Science misura lo spessore e l'opacità radio delle nuvole di Giove, dell'atmosfera gioviana. Allontanandosi incontra per prima cosa l'orbita, fotografa Amaltea durante l'avvicinamento, poi fotografa Europa, che dovrebbe trovarsi qui dopo 6 ore, fotografa Ganimede e fotografa Callisto. E così ha fatto, e Io, scusate, che questa è l'orbita interna di Io, e quindi ha fatto i 4 satelliti galileiani di Giove e più Amaltea, che era nota essere all'interno. Questo, svoltosi nell'arco di 80 ore, 3 giorni, e in particolare la parte
veramente dell'avvicinamento su Giove dura sì e no 12 ore, sono più 10, meno 2, richiede un balletto delle telecamere, richiede tutto un lavoro di preventivazione in cui da terra si studia come orientare le camere verso l'oggetto da fotografare, come inquadrarlo nel campo. Vengono fatti nei giorni prima tutta una serie di immagini di calibrazione per essere sicuri della calibrazione della piattaforma, del puntamento, dell'assetto e dell'albedo, ovvero della luminosità dell'oggetto che andrò a fotografare. E poi questa sequenza preprogrammata viene caricata in modo definitivo sulla sonda 2-3 giorni prima del flyby e poi si tiene il fiato fino dopo il passaggio, sperando che tutto vada bene. Non ha creato molti problemi, no, per fortuna no, non in questo caso. Ovviamente una missione così su Giove non può far altro che produrre grandi scoperte. In particolare abbiamo i primi mosaici e le prime fotografie in alta definizione del sistema gioviano. Di fotografie di Giove ce n'è appunto 33.000, quindi uno può andare a scavare negli archivi, trova assolutamente tutto, in particolare queste immagini dettagliate della grande macchia rossa che a sua volta è un sistema di turbini più piccoli. Fotografie di questo livello di dettaglio non riusciamo a farle nemmeno con l'Hubble oggi come oggi, bisogna andare lì. L'altra scoperta abbastanza imprevista fu quella degli anelli di Giove. Si è poi scoperto che tutti i pianeti esterni, Giove, Saturno lo sappiamo molto bene, Urano e Nettuno, tutti e quattro hanno anelli, hanno sistemi di anelli molto deboli che vengono visti nel momento in cui la sonda fotografa all'indietro verso il Sole quando è in occultazione. Quindi durante l'occultazione, durante questo momento qui, la sonda ha girato le camere indietro per andare a rifotografare l'arco atmosferico di Giove e gli anelli. E questi sono gli anelli di Giove in una immagine composita di due o tre immagini del pianeta stesso. Un'altra cosa che devono fare i controller da terra è preventivare la lunghezza di esposizione. In particolare, con la sensibilità standard ottengo questo: se aumento la sensibilità e i tempi di posa, devo arrivare fino a 390 volte la sensibilità originale per vedere l'estremo degli anelli e poi fare una compositazione delle immagini per compensare. E si è scoperto che l'ultimo raggio, che è il Gossamer Ring, è a oltre 3 raggi gioviani, esattamente dove orbita Tebe. Vedete, questi sono i satelliti interni, Metis e Adrastea, Amaltea e Tebe, che orbitano nell'area degli anelli di Giove. La scoperta più incredibile, e tra l'altro un caso di serendipity, fu quella dei vulcani su Io. Allora, continuo con l'intecnichese. Le immagini venivano clippate a più o meno 5 bit in alto e in basso, ovvero data l'immagine che ha 256 livelli, 8 bit di codifica di intensità, per togliere il rumore venivano cancellati gli 8 bit bassi e per togliere i pixel bruciati dalle radiazioni si tolgono i 5 bit più alti, quindi l'immagine viene strecciata da 256 a 206 livelli, 246 livelli. Il team di imaging però faceva anche altre cose, ovvero le stesse foto venivano utilizzate dal team di navigazione per fare una verifica di navigazione. Quella in alto a destra è una stella. Allora, se io prendo lo stesso campo, la stessa immagine grezza che il team di imaging mi ha strecciato e ripulito per poterla utilizzare per scopi scientifici, la prendo e alzo le basse luci, cioè aumento l'intensità delle zone più scure dell'immagine, vedo le stelle e la posizione delle stelle mi permette di fare una navigazione di precisione e sapere esattamente l'assetto della sonda in quel momento. Facendo questo, a una ricercatrice viene fuori questo alone e questa zona qua e disse: che è sta roba? Allora, questa non può essere un corpo celeste perché non c'è nessun corpo celeste lì dietro. La guardò un pochettino, poi andò dal capo e disse: abbiamo dei vulcani su Io. La NASA fece muro a questa idea perché erano già stati
aperte virgolette, osservati vulcani su Marte e su qualche altro corpo celeste, se non ricordo male, e si era poi dimostrato che erano in realtà osservazioni fasulle. Quindi, prima di dare per la seconda o terza volta la notizia di un vulcano su un corpo extraterrestre e poi doverla disdire, doverla negare, la NASA evidentemente ci pensò un momentino. Però l'evidenza era notevole, perché il medesimo tipo di struttura c'era su 7 immagini differenti. Per cui abbiamo scoperto che Io ha dei pennacchi vulcanici. In più si vide che questi pennacchi variavano da un giorno all'altro, quindi a maggior ragione non era un artefatto di immagine di qualche tipo, ma era un oggetto reale su Io, più di un oggetto. Poi vennero trovati diversi pennacchi vulcanici che ruotava con il pianeta e cambiava di forma. Quindi di nuovo una scoperta assolutamente casuale e fatta dal team di navigazione e non dal team di imaging. È ingrandita. No, è ingrandita, è ingrandita. In realtà venivano trattate in un altro modo, ovvero, dato che la RAM è 4K, ma l'immagine è 800x800 byte, e quindi 64K, cosa si fa? La si scrive sul registratore a nastro in tempo reale, ovvero la telecamera riprende, il digitizer digitalizza e mentre digitalizza manda al registratore col medesimo bitrate del nastro. Viene messa su nastro e poi viene fatto il replay dei nastri verso il trasmettitore. Quindi la memoria di massa dove poter scrivere delle immagini è il nastro magnetico. Questo è l'andamento delle velocità di Voyager 2 durante la missione. Allora, la traccia rossa è la velocità della sonda. Vedete che viene lanciata con una velocità di 36 km al secondo verso Giove. Andando verso Giove il Sole continua a fare da freno e quindi la sonda continua a rallentare, viene frenata dalla gravità, dall'attrazione gravitazionale del Sole. Per cui in realtà quando arriva Giove la sonda non ha energia sufficiente per scappare dal sistema solare, perché la riga azzurra è la velocità di fuga dal sistema. Grazie al flyby di Giove vedete che rapidissimamente la sonda accelera da 10 a 25, 27, 28 km al secondo, poi allontanandosi da Giove di nuovo rallenta, però con una velocità finale nettamente superiore e quindi più alta della velocità di fuga. Allo stesso modo, questi sono i guadagni di velocità del passaggio su Saturno, poi di nuovo rallenta, poi c'è Urano, poi di nuovo rallenta, Nettuno l'ha leggermente rallentata per quella che è stata la geometria del flyby di Nettuno, e questa è la velocità che poi andrà asintoticamente a circa 15 km al secondo. E la Voyager continua, la 2, continua a allontanarsi dal sistema a 15 km al secondo. Questa è la distanza dal Sole in unità astronomiche, e questo mi sembra un diagramma molto, molto interessante per capire come si pianifica una missione e come si gioca sui flyby per acquisire o perdere velocità. Saturno. Siamo nell'80-81, siamo al doppio di distanza dal Sole, a 10 unità astronomiche, 1,5 miliardi di chilometri, e arriviamo a Saturno. L'immagine è in falsi colori e in infrarosso. Voyager 1 arriva per prima nel novembre dell'80, Voyager 2 segue nell'agosto dell'81. Gli obiettivi principali sono Titano, perché si sapeva già da osservazioni terrestri che Titano ha un'atmosfera. E quindi era interessante andare a dare un'occhiata da vicino a Titano. Quindi Titano, sistema degli anelli, dinamica atmosferica e poi gli altri satelliti. Questo è il passaggio su Saturno, che è ancora più complesso di quello su Giove, perché ci si è tenuti ancora più bassi, in modo da evitare le zone esterne degli anelli, dato che non si sapeva in realtà quanto si estendesse la zona di polvere degli anelli, si è cercato di fare un passaggio in pianta e al bordo degli anelli, ma in prospetto e ben sotto nel momento in cui si passa al bordo degli anelli. Anche qui è tutto concentrato in 2 giorni. La sonda è ora molto più veloce di quello che era prima, grazie a flyby di Giove, e quindi tutto il passaggio avviene in 2 giorni circa. E questo è Titano. Titano fu una
aperte virgolette, notevole delusione, perché non offre dettaglio, perché in realtà le nubi di titano, che sono composte essenzialmente di idrocarburi, non permettono la visione ottica, bloccano la luce, e quindi passando sopra titano si vede soltanto una palla arancione con pochissimo dettaglio. Quindi quello che si sperava, ovvero che le Voyager potessero dare informazioni sullo stato superficiale di titano, purtroppo questo non poté essere fatto. Però si poté determinare, grazie alle occultazioni sia ottiche che radio, che titano ha una certa struttura di nuvole, per cui ha uno strato assorbente ultravioletto, ha uno strato di nebbie ottiche alla quota di circa 280 km, poi c'è un limite ottico oltre cui non possiamo andare, che è appena oltre 200 km, sotto ci sono probabilmente nubi di metano presunte, e questo è il profilo di occultamento radio che dà la densità dell'atmosfera. Per occultamento radio verso la Terra? Sì. Ma è passato in ombra di Titano? Sì, 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 sì. Era l'obiettivo principale nel sistema di Saturno, quindi tutta l'orbita venne calcolata per poter passare nell'occultazione di Titano. Ecco Saturno, questa è la maschera originale, questa è un'immagine non ripulita, classiche maschere con i puntini stile missione Apollo. Ancora Saturno, vedete che gli anelli sono trasparenti, qui si vede molto bene, gli anelli sono semi-trasparenti. E anche qui di Saturno abbiamo migliaia e migliaia di fotografie, quindi di nuovo non andrò a tirarvene fuori tante, ce ne sono scaricabili veramente una quantità enorme. Quello che fu estremamente interessante fu fotografare le lune di Saturno. Altri anelli. Ah, tra l'altro, ci sono dei bellissimi libri sulle missioni Voyager. In particolare ce n'è uno che ho letto ultimamente che tratta i dettagli visti da un dottorando che allora lavorava più o meno alla NASA, nel senso che studiava astrofisica, cercava di imboscarsi al JPL portando le pizze e portando l'acqua fresca ai controllori di missione e via così, e poi diceva, stando durante l'incontro con Saturno contro un muro con un sorriso ebete per non dare nell'occhio ma poter rimanere nella control room, e diceva che ogni foto che arrivava da Saturno provocava delle commenti strani dagli scienziati planetari, che dicevano non è possibile, ad esempio non si pensava possibile l'esistenza di strutture radiali negli anelli, che invece ci sono e sono stabili. Gli anelli ruotano, quelli interni sono più veloci, quelli esterni sono più lenti grazie alle leggi di Keplero, non sono una struttura rigida, sono fatte di particelle, ognuna delle quali orbita per conto proprio, quindi sono continuamente rimescolati, perché quelli interni sono veloci, quelli esterni sono più lenti. Immaginatevi le lancette dell'orologio, nel giro della giornata prendono ogni posizione possibile. Quindi come fanno a crearsi delle strutture radiali se ho un rimescolamento circolare continuo? Ci riescono. Allo stesso modo sono stati trovati degli anelli intrecciati, degli anelli che si intrecciano come una corda uno con l'altro, struttura non facilmente spiegabile con la gravitazione newtoniana. In realtà poi si scopre che giocando su dettagli di dinamica anche questo è possibile. In particolare è possibile perché negli anelli di Saturno ruotano degli satelliti pastori che sono all'interno delle lacune, e questi satelliti tengono al loro posto le particelle che sono ai lati e contribuiscono alla stabilità dinamica degli anelli. Ho visto ancora ultimamente degli studi fatti sui dati di Saturno della Voyager, quindi a distanza di 30 anni, 30 rotti, continuano a uscire studi su questi dati. Giusto per dire quello che diceva ieri sera Laura, che i dati forniti da una missione possono essere ripresi, rielaborati, rivisti, quindi al di là dell'elaborare i dati diciamo di prima passata, con tecniche più sofisticate si possono andare a riprendere i dati di anni prima e scoprire altre cose che prima non si era pensato ad andare a cercare. Andiamo avanti velocemente
E nell'86 siamo di nuovo al doppio di distanza, prima erano 10 UA da, su Saturno, a 19 UA troviamo Urano. Urano sovvolato solo da Voyager 2, perché Voyager 1, dopo il passaggio di Saturno, ha preso una rotta che l'ha portata verso il polo nord del Sistema Solare con un'angolazione della quindicina di gradi e si sta allontanando in una certa direzione. Voyager 2 invece venne indirizzata tramite il flyby di Saturno verso Urano, pianeta che era allora completamente sconosciuto, anche perché se avete mai osservato Urano in un telescopio è una cosa completamente deludente, è un puntino azzurro che non dà informazioni nemmeno con i telescopi più grandi, è molto piccolo ed è molto uniforme. Per cui andiamo a vedere cosa c'è. Anche per Voyager 2 Saturno è una sfera, Urano è una sfera praticamente uniforme. L'immagine di sinistra è nell'ottico, l'immagine di destra è nell'infrarosso. Nell'infrarosso si osserva che in effetti qualche differenza di temperatura sul globo di Urano c'è. Il flyby di Urano e poi quello di Nettuno vennero resi possibili dalla prima grande extension delle missioni Voyager, in quanto, come ricorderete, l'idea iniziale era di fare soltanto la missione verso Giove e verso Saturno. A onore dei progettisti della missione e dei finanziatori della missione, perché anche la parte amministrativa della NASA fece un enorme lavoro in merito, vennero montati sulle sonde sistemi e strumenti che avrebbero permesso l'estensione della missione dopo Urano e Nettuno e anche poi ancora dopo Nettuno. In particolare, durante gli anni trascorsi, fra la concezione 1972, la costruzione 74-75 e poi il lancio nel 77 e il flyby di Urano nell'86, passano oltre 10 anni e le tecniche anche di telecomunicazione migliorano. In particolare vennero fatte tutta una serie di cambiamenti tecnologici. Primo, compressione delle immagini. Fino a Saturno le immagini inviate a Terra erano in formato grezzo, non compresso, quindi ogni immagine occupava 64K, ma un'immagine astronomica è fatta normalmente di tanto nero con un soggetto in mezzo e quindi è fortemente comprimibile, perché con algoritmi anche semplici io posso dire: guarda che seguono 39 byte tutti uguali di nero, e questo lo codifico in 2 byte, e quindi posso fare una compressione che si chiama run length compression. In realtà viene utilizzato un algoritmo ancora leggermente più complesso, uno LempelZiv, che è ulteriormente più sofisticato. Non c'era ancora PKZiv. Per carità. Sì, certo, certo. Certo. No, per carità, ad esempio, la maggior parte del software che utilizziamo oggi, del software inteso come funzioni matematiche di trasformazione delle immagini, sono nate per l'elaborazione delle immagini di queste sonde. E ad esempio i software di aumento di contrasto e di esaltazione dei dettagli sono nati negli anni, primi anni 90, dallo sbaglio dello specchio di Hubble. Quindi Elmer, che per risparmiare un misero miliardo di dollari. Ci dovevo andare a lavorare, avevo già contato. Ecco. Quindi venne introdotto nel calcolatore numero 2, nel CCS numero 2, dato che il CCS 1 aveva sempre funzionato bene, si fece la scommessa di perdere la ridondanza del calcolatore di controllo e quindi utilizzare CCS 1 per tutti i compiti di controllo e CCS 2 per comprimere le immagini. Quindi CCS 2 prendeva le immagini a pezzetti di 4K alla volta, comprimeva l'immagine e scaricava sul nastro in maniera compressa. Poi, già che c'era,
Anche FDS venne modificato e nel Flight Data System venne introdotto un algoritmo di codifica del dato differente, ovvero la codifica convoluzionale concatenata c'era già all'inizio, venne cambiato il tipo di codifica convoluzionale concatenata con una lunghezza di concatenamento più lunga, aggiungendo una correzione Reed-Solomon sul dato. Cos'è la correzione Reed-Solomon? È quella dei compact disk. Il compact disk può avere errori, ma fino a un tasso di errore piuttosto elevato contiene un software di autocorrezione del dato, per cui il graffio sul disco o la polvere sul diodo laser non vi fanno sentire crack nel disco, finché il disco è molto molto poi danneggiato. Lo stesso codice viene utilizzato qui e serve per precorreggere gli errori di trasmissione, ovvero se il segnale che mi arriva è disturbato posso comunque entro certi limiti ricostruire l'informazione persa per rumore. Al tempo stesso le mitiche 64 metri di Goldstone e quella di Madrid vennero modificate, passarono da 64 a 70 metri, venne aumentato quindi l'apertura della parabola, venne rifatto l'illuminatore per riilluminare una parabola ora diversa, le 26 metri passarono da 34 e grazie alle tecniche sviluppate per la radioastronomia, in particolare per l'interferometria a lunga base, VLBI, si poterono utilizzare le antenne in schiera, ovvero non una ma 4 o 5 antenne ricevevano contemporaneamente i dati delle Voyager, in modo da poter fare la somma dei segnali. Quando sommo due segnali analogici, in questo caso, ho che il rumore si somma per la potenza di rumore, quindi raddoppio di livello, ma il segnale utile si somma con la tensione e quindi il rapporto a segnale disturbo migliora. E quindi si mettono assieme più segnali per avere un migliore rapporto SN. In più venne cambiato il ricevitore a terra, il ricevitore del sistema NASA DSS diventò quello che si chiama in standard BVR, che fu la generazione di ricevitore disponibile in quegli anni, che di nuovo aumentava di circa 1 dB il margine di ricezione, e un decibel è tanto in questi casi. In più, grazie alla collaborazione con l'Oxiro di Parkes in Australia, col VLA di Socorro e con un altro radiotelescopio in Giappone, si ebbe una copertura H24 con più antenne in parallelo per ricevere i dati dei flyby. Tutto questo lavoro prese gli anni trascorsi fra il flyby di Saturno e quello di Urano e poi di Nettuno. In realtà ci sono ancora altri improvement, parte di questi vennero introdotti tra Urano e Nettuno. Quale fu il risultato? Il risultato fu che, questa è la 64 metri di Goldstone, fu che a Giove, fatta distanza 1, quella di Giove, l'inverso delle distanze mi dà la potenza del segnale radio, avevo un rate atteso in bit al secondo di 115 kilobit secondo e si ottennero 115 kilobit al secondo, quindi con improvement di 0 volte, di 1 volta via. A Saturno il segnale è un quarto di quello di Giove, passiamo da 5 UA a 10 UA, quindi per la legge dei quadrati il segnale diventa un quarto. Ci si aspettava un rate di 29 kilobit secondo, si riuscì a ottenere, già mettendo antenne in schiera, 44 kilobit secondo con un improvement di una volta e mezza. Applicando le tecniche che vi dicevo, a Urano si riuscì a ottenere un data rate di 29-30 kilobit secondo, quindi con un miglioramento di 3 volte sull'atteso, e a Nettuno, che ha un segnale 36 volte più basso, un miglioramento di circa 7 volte rispetto a quello atteso o stimabile a inizio missione. E io in quegli anni mi occupavo tra l'altro di codifiche dati, di compressione dei dati, di trasmissione dei dati su linee telefoniche, e leggevo le riviste dell'IEEE dove uscivano regolarmente articoli su queste cose, e purtroppo non li ho conservati, oggi sarebbero una bibbia da appendere al muro, per capire come in pochi anni è drasticamente cambiato l'ambiente delle telecomunicazioni e l'uso degli algoritmi di compressione dati. È ancora diverso, è un BPSK. È un BPSK con una portante, due bande laterali a mi pare 80 kHz di distanza. Ogni banda laterale è submodulata con un BPSK.
Il modulo aveva sempre la portante. Se fai il QAM, la portante sparisce. E il problema era fare radio science comunque. Questo è il VLA di soccorro, contact, eccetera, 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 no? Questa è la 64 metri di Parkes, bellissima foto. E questo è l'incontro di Urano. Urano è un pianeta particolarissimo perché ha come? Rotola, bravo, perché la Terra e come più o meno tutti i pianeti del sistema hanno l'asse di rotazione che giace più o meno per la Terra entro 24, rotti gradi sul più o meno ortogonale al piano orbitale. Tutti i pianeti orbitano su un piano che si chiama eclittica, la Terra ha l'asse di rotazione inclinato e questo dà luogo alle stagioni. Ma anche gli altri pianeti, Marte, Saturno, eccetera, hanno l'asse di rotazione inclinato di una manciata di gradi rispetto al piano di rivoluzione intorno al Sole. Urano fa eccezione in quanto ha l'asse di rotazione che è quasi a 90 gradi rispetto al polo nord e all'eclittica, e quindi in realtà quando avanza nella propria orbita non avanza in questo modo, ma avanza in questo modo, rotola lunga l'orbita. Questo fa sì che le stagioni su Urano siano estreme e che l'andamento l'orbita di Urano mi pare sia di 178 anni, una cosa di 184, bravo. Sì, a 84, scusa. In 84 anni si hanno 42 anni d'inverno, 42 anni d'estate essenzialmente, no? Beh, mica tanto. Cioè, per metà dell'orbita in realtà Urano rotola ortogonalmente verso il Sole. Sì, è vero. Per è vero. Per il momento tu hai i giorni. Hai i giorni, sì. Poi hai la notte, esatto, su un intero emisfero la notte, bravo. Corretto. Ai poli, all'equatore no. Bene, il sistema di Urano venne visitato nell'arco di circa 12 ore, con la possibilità anche qui, grazie agli studi al momento esatto del passaggio, di poter fotografare in modo ravvicinato i satelliti di Urano, in particolare Ariel, Miranda e Titania e Umbriel. Oberon era dall'altra parte. Nota di colore, i nomi vennero dati dal figlio di Herschel, mi sembra, che era fanatico, era affezionato alle opere di Shakespeare e allora utilizzò i folletti delle notti di mezz'estate per dare i nomi ai satelliti di Urano. Ecco Urano nel suo splendore in ottico. E questo è Urano rifotografato in infrarosso, in cui si cominciano a vedere dettagli, si vedono sistemi nuvolosi che si spostano, si vedono singoli cicloni e si vede bene, passando dietro, che ha un'atmosfera. D'altra parte è un gigante gassoso. Quello che furono fotografie completamente inaspettate furono i satelliti di Urano. In particolare questo è Umbriel, questo è Oberon, questo è Ariel e questa è Titania. Sono tutti mondi poco craterizzati, ovvero hanno pochi crateri. Noi ci aspettiamo, avete visto le fotografie di Mercurio? Mercurio sembra la Luna a prima occhiata, è tutto un buco, esattamente come la Luna. Mentre questi sono pochissimo craterizzati, sì, hanno crateri per carità, ma piccoli. Non ci sono grossi crateri, se ci sono sono rari. Mentre ci sono delle lunghissime spaccature. Allora, la teoria più corrente è che è possibile che tutti questi mondi, o meglio, quasi tutti i mondi, quasi tutti i satelliti, a partire da quelli di Giove in poi, abbiano al di sotto un oceano di acqua, che quello che stiamo vedendo siano in realtà crepe causate dal cambio di temperatura e di forma allotropica dei ghiacci che stanno sotto, ma che è possibile che abbiano ancora o che abbiano avuto dell'acqua liquida in profondità. Ovvero che tutti questi mondi, questa è Miranda che è la più incredibile, Miranda sembra spaccata in due e poi rimessa assieme, ha delle crepe profondissime, questa scarpata se non ricordo male è di 15 km.
Esatto. O che abbia subito un impatto tale da rimodellarla completamente, perché queste forme sono di fusione e rifusione e risolidificazione. Sempre Miranda. Io volevo chiamare mia figlia Miranda, si chiama Sofia, ma lei non vuole. Mi è stata cassata la cosa. Lei ce l'ha, per fortuna non l'ho chiamata Miranda, Sofia le va benissimo. Bene, Nettuno fu un altro mondo che riservò un'enormità di sorprese. Prima sorpresa, probabilmente sapete, se avete fatto un po' di astronomia, che Giove emette molta più energia di quella che riceve dal Sole. Mi pare 3 volte o 2 volte. Comunque, Giove è più caldo di quello che dovrebbe essere. Per cui si diceva più o meno in maniera, diciamo, semiseria, che Giove è una stella mancata. Giove non è una stella mancata, Giove è troppo piccolo per essere una stella mancata, dovrebbe avere una massa 50 volte quella che ha per essere una stella mancata e accendere una reazione termonucleare, però continua a dissipare calore, che probabilmente è in parte dovuto ancora al calore di formazione, quindi al riscaldamento gravitazionale dei gas che hanno formato Giove, in parte probabilmente al decadimento radioattivo di un nocciolo, perché comunque ha un nocciolo roccioso che probabilmente può contenere, come la Terra, minerali, particolarmente l'uranio, che decadono in miliardi di anni e che scaldano il pianeta. Comunque emette più energia. Anche Saturno, un po' più piccolo di Giove, ha un budget energetico positivo, emette nello spazio più radiazione infrarossa di quella che riceve dal Sole. Urano no, Urano è neutro, Urano emette nello spazio esattamente o quasi esattamente il livello di radiazione emesso dal Sole, quindi sembrava una regola, no? Io mi allontano, i pianeti diventano più piccoli e pian piano l'emissione dovuta a fenomeni gravitazionali o a fenomeni radioattivi nel nucleo diminuisce. Nettuno è il contrario, Nettuno emette 3 volte l'energia che riceve dal Sole, nessuno sa perché. Non ci sono state, dopo le Voyager, altre missioni verso Nettuno. Sappiamo pochissimo di Nettuno, se non che oggi è ritenuto al confine del Sistema Solare, o meglio, l'ultimo pianeta più che al confine del Sistema, da quando Plutone è stato degradato a pianeta minore. Però rimane questo mistero dell'emissione infrarossa di Nettuno, che è circa 3 volte quella attesa. Allo stesso modo si immaginava che le lune, o meglio la luna Tritone, fosse una luna ghiacciata poco interessante. Allora, questo è l'approccio verso Nettuno. Voyager 2 arriva da questo lato, passa Nettuno e viene fiondata verso il basso, verso il polo sud, mentre la Voyager 1 era stata mandata da Saturno verso il polo nord. Anche qui veloci, 3 ore prima, 3 ore dopo, ma con la fortuna di poter fare un passaggio ravvicinatissimo a Tritone e poter, anche qui la precisione di navigazione ha portato Voyager 2 a passare l'occultazione radio e ottica di Tritone. La precisione di navigazione stimata doveva essere migliore di 1000 km a Nettuno, fu migliore di 100 km di errore. Quindi siamo riusciti a mandare una sonda a 4 miliardi di chilometri da Terra con un errore di 100 km. Per cui il grado di precisione raggiunto già negli anni 80 nella navigazione delle sonde dello spazio profondo è talmente alta da poter mandare una sonda dopo 10 anni di volo a 100 km da un corpo a 10 miliardi di chilometri da Terra. 10 no, qua erano 4. Certo. Massa di reazione aveva, sì. Non ha massa di reazione, ha solo l'idrazina per i thruster. L'ho detto all'inizio, erano circa 100 kg di idrazina. 106, una cosa così. Tra l'altro anche qui, vi dico poi ancora un po' di cose sui thruster dopo che sono interessanti. Finiamo l'incontro di Nettuno. Questo è Nettuno,
che di nuovo, dato che Urano era un mondo opaco e poco interessante, ci si aspettava che anche Nettuno seguisse. Invece no, Nettuno è un mondo attivissimo, con venti supersonici, con cicloni, con formazioni che vengono prontamente chiamate grande macchia scura, per contrastare con quella di Giove, grande macchia rossa, grande fantasia. E si dimostrò un mondo attivissimo, con tornadi e con strutture atmosferiche interessanti, forse a causa di questo eccesso di radiazione disponibile dall'interno, di questo eccesso di energia che scalda l'atmosfera, provoca dei gradienti di temperatura atmosferica e quindi delle tempeste. Altre foto di Nettuno. Come dicevo, Nettuno, ma anche Urano, rimangono mondi poco esplorati. L'unica sonda che abbiamo mandato da quelle parti rimane Voyager 2. Non sono state pianificate negli ultimi 30 anni altre missioni verso i pianeti esterni, tranne New Horizon, nubi equatoriali, alti cirri all'equatore. Gli anelli, anche Nettuno ha i suoi anelli. Di nuovo, guardate le stelle mosse. Anche qui ci sono delle bellissime storie sui sistemi di reazione e su come sono state ottenute fotografie di questo genere. Questa è difficilissima da fare. È difficilissima perché anche la luce solare diminuisce con il quadrato della distanza. E qui siamo, se non sbaglio, a 16 volte la distanza che avevamo da Giove. E quindi la luce è diminuita ed è difficilissimo ottenere fotografie. In più, l'albedo delle lune non era noto, perché da Terra è difficilissimo da misurare, sono troppo piccole, e quindi si sono fatte delle fotografie di calibrazione durante l'avvicinamento in modo da poter stimare i tempi di posa. I tempi di posa vengono lunghi e il passaggio, il flyby, dura ore, per cui una posa di qualche minuto automaticamente viene mossa. Allora cosa si fece? Si cambiò uno degli algoritmi di controllo dell'ACS, del computer di controllo di assetto, in modo che la sonda, a rischio di perdere contatto radio con Terra, facesse un panning e aiutasse la piattaforma di scansione a fare il panning. Il panning è la cosa per cui, se fotografate un cavallo che corre, seguite il cavallo, avete il cavallo fermo e il fondo mosso, quello è il panning, no? Devo fare la medesima cosa, devo tenere fermo l'anello, che è l'oggetto che voglio fotografare, e lasciare che il fondo si sposti, ad esempio le stelle. Per far questo venne anche modificato il funzionamento dei thruster. I thruster sono, come vi dicevo prima, sono due serie di sei razzetti. Questi razzi sono stati rimodulati in modo da avere spinte minime e poter mantenere assetto e panning in maniera controllata, anche perché proprio Voyager 2 era successo un incidente durante il passaggio a Saturno. In particolare, durante l'uscita da Saturno, le fotografie fatte da Saturno verso il Sole e quelle poi di uscita degli anelli mancano perché la piattaforma di scansione si è bloccata. Quindi, panico, arrivano le fotografie di Saturno in uscita e prendono soltanto cielo nero e non c'è l'oggetto. Ferma tutto e cerchiamo di capire cosa è successo. Era successo che probabilmente la piattaforma di scansione è stata overstressata, ovvero il balletto che doveva fare per fare l'inquadratura di Saturno, che era estremamente complesso, ha sovraccaricato un pernetto della meccanica interna e quindi si è danneggiata parte della meccanica di articolazione. Cosa è stato fatto? È stato rimodellata la cosa a terra, cercato di capire cosa era successo, riprovato con estrema attenzione a fare piccoli movimenti e capire quale asse si muoveva, quale asse non si muoveva, capito che un asse della piattaforma di scansione era ormai difficilmente usabile, e a questo punto per gli incontri di Urano e Nettuno rimodulato il software in modo da poter fare un panning con tutta la sonda e non usare quel particolare asse di puntamento della piattaforma di scansione. Anche qui onore al team, perché deve essere stato un lavoro ingegneristico incredibile riuscire a rigirare la frittata in modo da poter continuare a utilizzare la sonda. Per inciso,
I razzi di assetto qualche anno fa avevano fatto 350.000 accensioni senza problemi. E sono stati cambiati dal set primario al set secondario per pura precauzione, perché se il primario continuava a funzionare, dice, però nel dubbio, dopo 350.000 accensioni passiamo al set secondario. Quindi anche qui affidabilità incredibile, pensando a Mark Watney, Idrazina e Iridio. Le lune di Nettuno sono degli asteroidi catturati dalla fascia degli asteroidi, essenzialmente sono lune molto piccole. Queste non hanno nemmeno un nome, sono semplicemente la luna 1989 N1 ed N2. Questa è la N2, questa è la N1. Però Tritone di nuovo ha dato una infinità di sorprese. In particolare pare che Tritone sia molto molto simile a Plutone, e questo l'abbiamo poi scoperto con le foto delle New Horizons. È un mondo ghiacciato, probabilmente coperto di ghiacci di azoto, con probabilmente formazioni rocciose di ghiaccio d'acqua, e anche qui pochissimi crateri. Quindi anche questo mondo ha probabilmente un'evoluzione geologica che rinnova la superficie ogni qualche milione di anni, in modo da cancellare la caratterizzazione dei corpi che inevitabilmente lo colpiscono. Quindi anche qui totalmente inaspettato. Vedete che i crateri ci sono, ma sono rarissimi, e questa è una superficie fusa e risolidificata. E ecco qua, sembra di vedere Europa come tipo di righe superficiali. E anche qui appunto si pensa che ci sia un oceano liquido al di sotto della superficie. Fine della missione. Siamo nell'86. Questa è l'ultima foto in allontanamento da Nettuno, e da Nettuno fotografiamo ancora Nettuno con il Sole alle spalle e l'ultima falce di Tritone. Dopodiché la missione ufficiale era finita. Ma grazie alla lungimiranza, come dicevo prima, del controllo missione, sulle Voyager sono stati installati degli strumenti che non servivano a nulla durante la missione primaria, in particolare dei magnetometri, analizzatori di plasma e analizzatori di raggi cosmici, che negli incontri con i pianeti precedenti non avrebbero avuto praticamente nessun dato utile da mandare. Questi strumenti erano montati già in previsione di una possibile estensione della missione verso il sistema solare esterno. Allora, cosa c'è intorno a noi? Bene, intorno a noi c'è il Sole, i pianeti interni che sono tutti lì nella pallina, e il sistema solare esterno, e questa orbita inclinatissima è quella di Plutone. Questa è l'orbita di Nettuno, ma il Sole invia nello spazio continuamente un flusso di particelle che si chiamano vento solare, che sono sia particelle cariche, essenzialmente protoni, sia campi magnetici. Siccome un gas di particelle cariche, che è un plasma e anche conduttivo, si trascina dietro un campo magnetico, per cui il sistema solare è avvolto in una bolla di plasmi e campi che noi chiamiamo eliosfera. L'eliosfera si estende molto al di là dei pianeti, fino a probabilmente un centinaio di unità astronomiche. Al di là ci sono altre cose, in particolare, dato che il Sole si muove attorno alla galassia, facendo un'orbita attorno alla galassia in 200 e non mi ricordo quanti milioni di anni, bene, dato che si muove nel mezzo interstellare, il campo magnetico del Sole interagisce con il campo magnetico interstellare, formando un'onda di prua, esattamente come una barca che si sposta sul lago. Quindi viene definita una zona che si chiama eliopausa, una zona che si chiama shock di terminazione e poi l'onda di prua. Lo shock di terminazione è il punto in cui il campo magnetico principale del Sole lascia il posto al campo magnetico galattico. L'eliopausa è una zona neutrale di campi magnetici
complessi, e il bow shock è il definitivo punto in cui prevalgono i, soprattutto i raggi cosmici galattici rispetto a quelli solari. Un salto a Pasadena, e questo è Steve Howard, la fotografia di un paio di anni fa. Vedete che le attrezzature in sala controllo sono leggermente cambiate. Steve Howard ormai è in pensione, ma continua a lavorare per la NASA, e è il responsabile della salute della sonda, è il Ground System Engineer. Ground inteso come base della sonda, non come terra. Come vedete, i diagrammi sono questi, i dati continuano ad arrivare, questo è il campo magnetico, lui continua a controllarli, le Voyager continuano ogni giorno a mandare su dati, ogni giorno il DSN punta le Voyager e scarica i dati sono tra l'altro liberamente accessibili, li vedremo dopo, e Steve Howard era un altro. Questo è Steve. Steve Howard continua a lavorare in modo che questi dati siano disponibili tutti i giorni e che la sonda continui a funzionare correttamente. Notare le Vostation Sun, anche loro leggermente demodé. E a Pasadena si fanno incontri di questo genere. Ci sono ancora negli angoli del laboratorio dei sistemi, probabilmente la Vostation Sun, anni 90, che è quella che gestisce il software di terra delle Voyager. Mission critical, please don't touch. Spero. Allora, rivediamo dove sono le nostre sonde. Sole, vento solare, eliosfera, e dopo l'eliosfera il termination shock, l'onda l'onda d'urto, dove il campo magnetico solare incontra quello della galassia. Le Pioneer sono state mandate una verso prua e una verso poppa rispetto al movimento del Sole. Le Voyager sono mandate la Voyager 1 verso nord, la Voyager 2 verso sud. La Voyager 1 è più veloce, la Voyager 2 è più lenta. Ma che cos'è un termination shock? È questo. Questo è il lavandino della casa di pregelato mentre preparavo la conferenza. E ogni volta che aprite il lavandino osservate questa cosa: l'acqua che colpisce il lavello ha un flusso laminare, ovvero liscio. I vari filetti di flusso sono paralleli uno con l'altro, questo si chiama flusso laminare. A un certo punto il flusso laminare rallenta di velocità perché la bolla si espande, pensate all'eliosfera, e non ce la fa più a reggere il peso dell'acqua che è all'esterno, detto in parole poverissime. Si forma un'onda d'urto, questa è l'onda d'urto, questo è il termination shock dell'eliosfera nel lavandino di casa. E giusto per dare un'idea grafica, no? Perché lo vedete tutti i giorni quando aprite il rubinetto, che cos'è un termination shock. È esattamente il medesimo fenomeno. Parliamo di campi, parliamo di campi magnetici, parliamo di strutture molto diverse, ma la natura ha la buona norma di ripetersi, quindi in campi molto diversi trovi poi fenomeni analoghi. Questa è fluidodinamica, esattamente come quella del campo magnetico del Sole, è un altro tipo di fluidodinamica. Ecco di nuovo la struttura in cui stiamo andando. Allora, negli anni scorsi avrete letto probabilmente 36 volte circa la notizia: Voyager 1 è uscita dal sistema solare, cioè ecco, no, aspetta, non ancora, ma dopo qualche mese Voyager 1 è uscita dal sistema solare, ma ecco, abbiamo ancora qualche dubbio, ma adesso esce dal sistema solare. La risposta, purtroppo, parlando con Ed Stone, che è il responsabile scientifico delle Voyager, è molto complicata, perché si sono avuti più volte dati contrastanti. Allora, apriamo una brevissima parentesi. Le Voyager hanno avuto negli anni 6 differenti amministratori da parte NASA, ma un solo direttore scientifico, che è Ed Stone. Ed Stone è un signore che nel 76 era un neolaureato circa trentenne, fate il conto di quanti anni è ora, ne ha oltre 70 evidentemente, e continua a essere il mission scientist responsabile delle Voyager. Quindi la NASA è riuscita a mantenere la continuità di gestione scientifica per 40 anni col medesimo team. E questo è un altro fatto straordinario, secondo me.
Edstone era anche il responsabile di questo esperimento, ovvero degli esperimenti del plasma. Questo è un contatore di radiazioni, che non era esattamente un esperimento di plasma, ma rende molto bene l'idea. E le Voyager hanno due contatori di radiazioni. Uno misura gli ioni con energia superiore a 0,5 megaelettronvolt, in particolare i protoni solari. Il Sole emette protoni, questi protoni hanno un'energia non particolarmente elevata, mezzo MeV appunto, e vengono contati, e voi vedete che nel 2011 è capitato questo, che dopo un conteggio che grosso modo era costante tra 26 e 30 particelle per secondo, a un certo punto il conteggio crolla. Poi il giorno dopo risale, rimane lì per una settimana, poi ricrolla, poi risale, poi ricrolla e poi non sale più. Edstone racconta che in quei giorni lì, a parte che praticamente non dormiva, aveva preso le stampe dell'andamento del flusso di protoni e le aveva appese al frigorifero. E al mattino, mentre faceva colazione, guardava le stampe sul frigorifero e cercava di immaginarsi che cosa diavolo potesse causare un andamento di questo genere del conteggio di radiazioni, escluso che fosse ovviamente un danno strumentale. E la risposta è che in realtà era stata superata una zona turbolenta, che il campo magnetico solare non cade dall'oggi al domani per lasciare spazio al campo galattico, ma ha una zona turbolenta nell'onda d'urto, e in questa zona turbolenta, a seconda del punto esatto in cui ci si trova, il flusso dei particelle solari continua oppure è inibito, viene deviato dal campo magnetico esterno oppure no. Al tempo stesso viene fatta una misura invece degli ioni, di nuovo particolarmente protoni, di energia superiore, superiore a 70 megaelettronvolt. Questi sono i raggi cosmici della galassia. L'effetto principale della bolla magnetica attorno al Sole è che le particelle cosmiche, i raggi cosmici che arrivano dalla galassia, vengono rallentati e deflessi, quindi non raggiungono il sistema solare interno. E infatti le Voyager continuano a fare un conteggio più o meno stabile delle particelle finché questo conteggio comincia a salire, e proprio in corrispondenza di agosto 2011 aumenta ulteriormente, e quindi l'effetto di schermatura del campo magnetico solare viene a cadere. I dati sono liberamente scaricabili, io ero curioso di rivedermeli, sono dei bellissimi file CSV, ve lo tirate giù, aprite Excel e li plottate. Questa è la plottata degli ultimi anni, io volevo rivedere questo fenomeno con un po' più indietro, un po' più avanti, e ho fatto da gennaio 1997 a oggi, un mese fa in realtà, mi sono scaricato i dati e ho fatto il plot. Questo è il famoso agosto del 2011 o 2012 che fosse, pare fosse 2012 poi. Questo è uno spike di cui non conosco il motivo, però da allora il conteggio delle particelle esterne galattiche è rimasto costante. Allora siamo fuori dalla magnetosfera solare, finalmente sì. Solo che non c'era soltanto Edstone in carico, c'erano vari altri enti che analizzavano i medesimi dati, e altri ricercatori avevano dei dubbi, e quindi prima di annunciare ufficialmente che la Voyager 1 fosse dentro o fuori dal sistema, si sono succeduti annunci e controannunci. Ecco Edstone. Esatto. Mentre il crollo del flusso solare è repentino, sì. È repentino l'aumento del... Perché essendo l'energia più alta sono più penetranti, e quindi il muro che penetrano arrivando dall'esterno è molto più profondo, mentre il muro che trova le particelle di bassa energia che arrivano dal Sole è più repentino. Ecco Ed. close. Questo è Ed che dice finalmente Voyager is in interstellar space, the space between the stars. Questa è uno dei modelli delle Voyager al JPL, e questi sono i conteggi di radiazione. Vedete che questo è di qualche giorno fa, Voyager 1 ha una predominanza di particelle del sistema esterno, mentre Voyager 2, che è più indietro, vede ancora le particelle del sistema solare interno. Bene, siamo alla fine della conferenza.
siamo alla fine della missione, vi ho portato, come vi ho promesso, alla bellezza di 20 miliardi di chilometri dalla Terra, a 136 unità astronomiche, Voyager 2 più indietro e a sole 17 miliardi di chilometri e 112 AU. Se volete mandare un segnale alle Voyager, dovete mettere in conto che il tempo di giro, di round trip, è di 37-38 ore ormai per Voyager 1 e di 31 ore per Voyager 2. Sono ormai gli oggetti più distanti del sistema umani nel sistema solare, e tra l'altro è più veloci, perché le Pioneer è leggermente più lente e anche New Horizon è più lenta di Voyager 1. I sistemi di bordo però continuano a funzionare, quindi le Voyager, incuranti del fatto che siano passati 40 anni, continuano non solo a trasmettere dati ma ad essere operative. In particolare, per quanto avremo ancora i dati delle Voyager? Bene, man mano che l'energia dei generatori radioisotopi è diminuita, perché negli anni diminuisce, è un decadimento radioattivo, quindi se il tempo di decadimento è di 80 anni, ogni 80 anni l'energia disponibile è dimezza. Ma in realtà c'è un altro fenomeno, le termocoppie si degradano con le radiazioni e quindi l'energia disponibile diminuisce anche a causa della degradazione delle termocoppie. Quindi pian piano dobbiamo spegnere strumenti. In particolare è stato spento, perché c'era un guasto tra l'altro, nel 2007 il plasma system di Voyager 1, e questo guasto è quello che ha causato le incertezze sulle misure del plasma uscendo dal sistema solare, ovvero questo era lo strumento chiave e si è guastato. E quindi si è ricorsi ai dati dei contatori di radiazioni, che però non danno informazioni sulla densità del plasma. Questo è il riscaldatore del plasma, spento un po' di settimane dopo perché tanto quello era rotto. Poi si è spento tutto il sistema radio delle misure planetarie perché non serviva più. Poi le scan platform e i sensori ultravioletti sono stati spenti su Voyager 2 nel 98 e su Voyager 1 in realtà sono ancora accesi, si prevedeva di spegnere al fine del 2015 e poi non l'hanno fatto. Poi c'è il registratore a nastro, quello di Voyager 2 è stato spento nel 2007, quello di Voyager 1 è ancora funzionante, si spera di tirarlo nel 2018. Le gyro operation, le sonde hanno dei giroscopi di assetto, che non sono ruote di reazione, sono proprio giroscopi per misurare l'assetto, e per calibrare i magnetometri una volta ogni qualche anno bisogna fare un roll, ovvero la sonda viene fatta ruotare completamente sull'asse dell'antenna, sull'asse Z, in modo che il magnetometro possa fare un giro completo del vettore magnetico che sta misurando e azzerarsi, togliere i bias spuri. Questo richiede un controllo di assetto separato, perché bisogna disinserire i sensori stellari, gli star tracker, fare un roll completo basandosi sui dati dei giroscopi e poi riacquisire gli stellar tracker. I giroscopi dovranno essere spenti perché assorbono 7 watt e quindi dopo un po', fra qualche anno, non potremo più calibrare il sistema magnetico. Dopodiché il trasmettitore è sempre acceso. Il trasmettitore, che è una valvola, è un tubo onda progressive, un TWT, è ancora acceso, nel senso che tutte e due le sonde hanno il trasmettitore acceso ed è sempre mantenuto acceso in bassa potenza, 8 watt. Quando devono trasmettere dati viene portato a 18 watt e poi riportato a 8. Questa procedura è ritenuta meno pericolosa che non il fatto di spegnerlo e riaccenderlo, che stresserebbe il filamento della valvola di più che non tenerlo sempre acceso. Quindi il trasmettitore non ha problemi, continua a funzionare. Fino al 2025 dovremmo essere in grado di ricevere i dati dei Voyager. Dopo il 2025 probabilmente bisognerà cominciare a fare uno shutdown completo delle sonde. Quindi qual è il futuro delle Voyager? Il futuro delle Voyager è questo. Attualmente siamo qui, siamo oltre l'eliopausa, o meglio la Voyager 1 è dentro l'eliopausa, qui la scala è logaritmica, un'unità astronomica 10, 100 e via così. Al di fuori dell'eliopausa abbiamo
tra circa 1000 e circa 100.000 unità astronomiche la cosiddetta nube di Oort, che è un enorme serbatoio di miliardi e miliardi di comete che si ritiene esista, perché ci vediamo arrivare alle comete, ma anche se non le possiamo osservare direttamente. Dopo, di nuovo, il concetto di confine del sistema solare è difficile da definire. Il confine del sistema solare è probabilmente il punto in cui la gravità delle altre stelle prevale su quella del Sole, quindi la fine del lobo di Roche tra il Sole e le stelle vicine. Che abbiamo parlato di lobo di Roche qualche giorno fa sul forum, poi nessuno ha più replicato. Non siete attenti, eh? Fra circa 300.000 anni passerà vicina ad Alfa Centauri e fra circa 1 milione di anni passerà molto vicina a una stella che si chiama CP793888. Cosa vuol dire vicina? UA. Ah, scusa, sono UA, hai ragione. Calcola tu quanto ci mette a raggiungere quelle UA lì. Però il punto è questo. Supponiamo per assurdo che una sonda aliena delle dimensioni delle Voyager visitasse il sistema solare interno. Noi non la vedremmo a meno che passasse a meno di 30.000 o 50.000 km dalla Terra. Esattamente l'incontro di Rosetta scambiata per un asteroide visto ieri sera. Il nostro sistema di sorveglianza spaziale per gli asteroidi potrebbe vedere un oggetto ottico che si avvicina, ma lo vede soltanto a una notevole distanza perché la sonda è piccola, a meno di riflessioni proprio da parte della parabola, che però è nera in questo caso, quindi nemmeno quella, è difficilissimo da vedere. Quindi se le Voyager passassero nelle vicinanze di un'altra stella, se passassero ad esempio nel sistema solare alla distanza che so io tra noi e Marte, sarebbe completamente non rivelabile. Quindi probabilmente continueranno a viaggiare nel cosmo senza che nessuno vada mai a raccogliere e a fare Vigia 6. C'è ancora una coda alla missione. Nel 90, a 6 miliardi di chilometri, 40 UA, da una particolare richiesta alla NASA di Carl Sagan, venne fatta una ultima immagine da parte di Voyager 1 prima dello spegnimento. Questa immagine ha una bella storia perché è famosissima, ma Sagan ci ha messo 10 anni per farsela fare. Perché? Perché dopo gli incontri con Giove e Saturno e poi con Urano e Nettuno, il team di imaging delle Voyager venne smembrato, non c'erano più foto da fare e quindi le persone che si occupavano di imaging vennero dirottate verso altre missioni. Questa fotografia non aveva uno scopo scientifico, era uno scopo didattico e divulgativo per Sagan. Uno scopo scientifico non c'era e quindi di nuovo la NASA disse: perché devo mettermi lì e pianificare ore di planning, ore di tracking, ore di missione per ottenere una foto che non ha scopo scientifico? In più, la piattaforma, la scan platform di Voyager 1 era utilizzata come possibile backup tecnologico della piattaforma di Voyager 2, ovvero se abbiamo un problema su Voyager 2 possiamo cercare di usare Voyager 1 per fare le medesime manovre e vedere se dà il problema più che non a terra, perché è in un ambiente simile. Last but not least, c'era un autentico terrore da parte dei planner di missione, dei planner della parte fotografica, rispetto al puntare il sole. Se oggi voi puntate il sole con una telecamerina come quella lì o col telefonino, non capita niente, il sensore non si rompe. Ma i Vidicon utilizzati dalle camere del Voyager erano molto sensibili a questo tipo di illuminazione, quindi puntare per errore il sole o anche la Terra da vicino voleva dire rischiare di bruciare il sensore. Quindi il sole non si punta e nei software c'è tutta una serie di blocchi per evitare che anche accidentalmente venga puntato il sole. Per fare una foto di famiglia bisogna girare indietro e puntare il sole e quindi ha detto: neanche per idea, la telecamera ci serve. Passano gli anni e gli studenti di Sagan raggiungono dei posti rilevanti nei controlli missione alla NASA, nella sezione scientifica e planetaria. Scusate, cosa ho detto? Dice...
Sì, la presa del potere, pian piano sono saliti di grado, quindi a questo punto Sagan si è ritrovato con i suoi studenti in posizione chiave e a questo punto è riuscito a ottenere di fare la foto di famiglia. Che pensi me? Allora, qual è la situazione? Siamo qui, abbiamo passato Giove, Saturno, Urano, Nettuno, abbiamo passato l'orbita di Plutone, siamo in questa area e possiamo guardare all'indietro. E guardando all'indietro vediamo questo, possiamo fare una foto di famiglia del sistema in cui troviamo Nettuno, il più vicino, Urano un po' più indietro, Saturno più indietro ancora e qui in mezzo, Urano sarebbe qui in mezzo. È stata fatta tutta l'eclittica praticamente in una serie di immagini. Poi, tornando indietro ancora, ritroviamo Giove, che è qua, eccolo, e all'interno del sistema il Sole e questa pallina qui, qui troviamo la Terra e Venere. Queste righe sono disturbi della lente, ovvero il Sole che si riflette nelle lenti del telescopio. Se potete appunto fare una foto al Sole, lo vedete anche con la macchina foto molto bene. Questa è il planning delle immagini e vedete che tipo di quadri deve aver fatto, quindi ha fatto, continuato a scattare facendo foto a lunga esposizione per reinquadrare tutti gli elementi del sistema solare e fare quindi una foto di famiglia. Di tutta questa foto di famiglia l'immagine più famosa è questa. Lì c'è la Terra. E questi raggi sono appunto artefatti dell'ottica, perché il Sole è fuori campo qui a sinistra. Ingrandendo, questa è la Terra. Questa è la famosa foto che è stata chiamata il pallido punto blu, the pale blue dot. E qui. È un inglese un po' difficile, ma guardate gli occhi e poi ve lo traduco. This was the pale blue dot. This was our willingness to see the Earth as a one pixel object in a far greater cosmos. It's that humility that science gives us, that weans us from our childhood need to be the center of things. And Voyager gave us that image of the Earth that is so heart-tugging, because it's, you can't look at that image and not think of how fragile our world is, how much we have in common with everyone with whom we share it. Our relationship, our relatedness to everyone on this tiny pixel. Questo è stato il pallido puntino blu. Questa è stata la nostra volontà di osservare la Terra come un oggetto di un solo pixel in un cosmo molto più grande. E questa l'umiltà che ci dà la scienza, questo ci svezza dalla necessità infantile di essere il centro delle cose. Voyager ci ha dato questa immagine della Terra che è così toccante, perché non potete guardarla e non pensare com'è fragile il nostro mondo. Quanto abbiamo in comune con tutti quelli con cui lo condividiamo, il nostro rapporto, la nostra parentela con tutti coloro che sono su questo piccolo pixel. Vi ringrazio per l'attenzione. On time? Abbondantemente oltre, Marco. Grazie Marco, abbondantemente oltre il timing, però ci prendiamo 5 minuti per qualche domanda rapidissima. Abbiamo naturalmente prenotato il ristorante sopra. Per chi si era segnalato, non so chi si vuole aggiungere all'ultimo momento, penso ci sia posto, ma grazie Marco di questa bellissima cavalcata nel sistema solare e negli anni, e io ero appena nato quando sono partite.
Sì, aspettami un momentino. In sala ci sono pochi ragazzini. Mi è capitato di farla a Genova e una delle cose belle da dire è: questa è una storia che comincia quando i vostri genitori erano appena nati o al massimo andavano alle elementari. Questo è veramente un salto nel passato. E questa slide è un onore a Ennio Monti, che ha fatto una serie bellissima di vignette sulle Voyager. Vi ho dato soltanto l'ultima, ma sono stupende. Non potevo mettere tutte e sei, insomma. Grazie Ennio, perché è una cosa veramente magnifica. Complimenti per la mano. Complimenti, complimenti. Ok, ci sono direi non più di 5 minuti per le domande, quindi Sergio? Domanda a livello operativo, perché hai parlato della possibilità di aggiornare il software, che sì, diciamo domanda su vari livelli. Innanzitutto hai parlato di un software update o due software update. Volevo magari che parlassi un attimino del rate di uplink dei dati, perché forse è una cosa che di cui non tutti si rendono conto, ma io ho visto dei software uplink in orbita geo che non è così lontano e ci vogliono giorni. Certo. Qui c'è un enorme vantaggio, 4K in tutto. Quindi il software uplink dura secondi, perché anche a data rate basso è questione veramente di poco. Quindi il problema è, ovviamente, come in tutte le missioni, fare una validazione a terra multipla e garantita bla 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 di quello che viene poi caricato, però poi alla fine la velocità di uplink, grazie al fatto che a terra ci sono, mi pare, 25 kW del trasmettitore in banda S della NASA, pertanto che l'antenna a bordo sia di basso guadagno, il baud rate è elevato e quindi il tempo di trasmissione del telecomando è piccolo, quindi non è un problema. Invece il tempo di download dei dati attualmente è lungo, perché la sonda sta trasmettendo a 115 bit secondo, però riusciamo ancora a ricevere 115 bit secondo da 130 unità astronomiche. La seconda domanda è: a livello operativo come funziona? Sono totalmente automatizzate o continuano a essere regolarmente comandate tutti i giorni? Sono totalmente automatizzate, continuano a eseguire la stessa sequenza di comandi che prevede un downlink dei dati a tempo, credo una volta al giorno o cosa di questo genere, a ora prefissata. Non mi sembra che mandino comandi alle sonde, aperte virgolette, non è necessario. Finché la sonda è in assetto costante, e se lo perde è persa, perché la low gain antenna ho dubito che ce la faccia sentire qualcosa, finché continua a funzionare, finché mantiene l'assetto, finché tutto a posto a bordo è a posto, il software gira ogni giorno e manda giù le letture di campo magnetico e di flusso di particelle e poco altro, gli altri strumenti sospenti. Quindi manderà giù un po' di dati ingegneristici di temperature, tensioni, correnti, anche lì aperte virgolette poca roba, e continua a funzionare. Prego. L'oscillazione dei dati delle particelle galattiche, l'arrivo al termination shock, non c'è anche un forte effetto dovuto al ciclo di attività solare, che poi ha praticamente 40 anni ha fatto quasi 4 cicli solari. Certo, certo. Qui è il termination shock che oscilla, quindi certo. E infatti una delle cose che non ho detto, allora il problema di una conferenza come questa è che cosa non dire, perché il materiale sulle Voyager è sterminato e quindi riuscire a condensare una conferenza in cui poi ovviamente uno buca i tempi, anche perché parlo a una platea che mi segue su dettagli tecnici, quindi mi lascio un po' più andare, che non è una conferenza più generalista, però proprio una esplosione solare è stata usata da Ed Stone per validare il modello, ovvero nel 2013, se non sbaglio, il Sole ha fatto un burst particolarmente intenso, una CME particolarmente intensa. Le CME sono emissioni di massa coronale, sono alcuni miliardi di tonnellate di idrogeno che il Sole sputa nello spazio. Questa emissione di massa coronale ci ha messo circa un anno a raggiungere i limiti del sistema ed era attesa ed è stata vista nell'andamento delle curve di radiazione e dei magnetometri, e il modo in cui questa emissione di massa coronale ha raggiunto la posizione di Voyager 1 ha permesso di validare il modello dell'onda d'urto e della fine dell'eliosfera. Quindi non solo l'attività solare ha modulato i flussi e via così, ma è anche servita come elemento di calibrazione per i dati.
Giulio? Riguardo la serendipità di Io. Sì. No, no, semplicemente erano previste comunque più scatti di Io e su diversi scatti si sono visti i pennacchi, quindi era già preordinata, quindi per fortuna l'hanno fotografata più volte in modo da validare che non fosse un effetto transitorio in un'immagine ma che fosse una feature consistente. Ultima domanda. Anyone? Perché non c'è più energia per i riscaldatori. Allora, il problema delle Voyager è che l'energia degli RTG viene usata principalmente per tenere caldi gli strumenti. Dato il posto dove si trova la sonda, la temperatura di equilibrio è di, mi pare, 10 o 15 Kelvin. Quindi nel momento in cui uno strumento viene spento, ad esempio il boom del magnetometro, si raffredda alla temperatura dello spazio profondo. Quando è arrivato, dato che non sono strumenti costruiti per uso, per funzionamento criogenico, ma sono fatti per lavorare a temperatura ambiente o quasi, nel momento in cui lo lascia andare a 15 Kelvin, si spacca. Quindi uno strumento spento non può essere acceso. Pian piano viene a mancare energia, l'ultima roba che verrà spenta è il trasmettitore. Quindi finché il trasmettitore ha energia per funzionare e i calcolatori di assetto e principale e formattazione dati sono in grado di funzionare, puoi avere qualche informazione e poi più nulla. Quindi finché hai i calcolatori che sono essenziali, i riscaldatori di tutto che sono essenziali, i riscaldatori dei thruster, perché i thruster sennò l'idrazina si gela, quindi devi tenerla calda, tutto questo richiede energia e finché rimane energia per almeno uno strumento scientifico viene tenuta accesa. Quando l'ultimo strumento scientifico non potrà più essere tenuto acceso è inutile, fine, gone. C'era ancora una domanda? Sì, una cosa. Mi sembra che New Horizon era stato pensato anche perché Voyager 1 doveva arrivare su Plutone. Sì. No, è così, l'avevo detto all'inizio, la missione originale MJS 77 prevedeva 4 sonde, queste 4 sonde avrebbero dovuto fare 2 il percorso di Voyager 2 e quindi fare Saturno, Urano, Nettuno e altre 2 fare Saturno, girare indietro Plutone che era dall'altra parte. Cancellando queste si è sacrificato Plutone. Bene? No. No, perché è vero che c'è un campo di radiazione, ma l'energia media è ridicola. Hai poche particelle estremamente energetiche. È come raccogliere l'energia dei lampi. Ce n'è tanta, ma come la acchiappi? Troppo diluita. Bene, io vi straringrazio.